Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Spunta un'assurda segnalazione. Ormai da diversi giorni sappiamo che la coppia formatasi all'interno della casa dell'ultimo grande fratello VIP si è separata. La crisi era già nell'aria da tempo e i due non lo avevano nascosto. In un primo momento, però, sembrava che i due fossero riusciti a risolvere le loro divergenze. Addirittura si era parlato di una specie di patto tra i due, una condizione per andare avanti. Le indiscrezioni parlavano di un Edoardo Donnamaria infuriato soprattutto per l'atteggiamento di Antonella Fiordelisi nei confronti dei social. La crisi sembrava rientrata a patto che lei cambiasse il suo comportamento. Ma evidentemente le cose non stavano proprio così. Ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social perché credo che non riesca a distinguerli dalla vita reale. Li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo ne sono la dimostrazione lampante, ha poi scritto il volto noto di Forum. Ora, in ogni caso, esce fuori un'altra clamorosa segnalazione che riguarda la coppia e i Donnalisi. L'assurda segnalazione sui fan di Edoardo e Antonella. Sulla questione dei social sono intervenuti anche gli ex di Antonella, Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. Ma ora a far discutere è una segnalazione che viene dalla comunità dei fan di Donnamaria e Fiordelisi. Parliamo ovviamente dei Donnalisi. Ebbene, alcuni hanno riportato una segnalazione su una room di Twitter nella quale si parla di offerte di lavori e attività da parte dei fan per Edoardo e Antonella. Nello specifico leggiamo. Ieri in una room Donnalisi delle signore hanno rivelato che delle fan si sono offerte per fare tutti quei lavori di cui parlo sopra. In più, a Verona Cesarina ed altre erano nel privé con Antonella e Edoardo. Poi si è parlato di soldi e donazioni, che sarebbero finiti in mano alle cape fandom. Questi sono i lavori di cui si sarebbe parlato nella room di Twitter. Non solo pulizie della casa ma anche dog sitter, parrucchiera, manager improvvisata. Al momento, come sottolinea anche Novella 2000, non ci sono riscontri o prove che confermino quanto scritto in questi messaggi. La vicenda appare piuttosto fumosa e chissà se Antonella Fiordelisi o Edoardo Donnamaria abbiano la voglia e il tempo di chiarire la questione. Al momento, comunque, i due non hanno fatto commenti.